Bentrovati con l'informazione di Metropolis, venuto a trovarci in studio l'avvocato Nicola Corrado. Ciao, ciao, ciao. Nicola, ricordiamo subito, da pochi giorni eletto nella direzione nazionale del Partito Democratico per la prima volta. C'entra Castellammare, un'emozione speciale immagino. Sì, no, è una notizia che mi ha reso molto felice perché diciamo inserisce in una storia personale che è la mia, che si è intrecciata con l'impegno politico da quando ero ragazzo, e quindi entrare in un organismo così importante come quello della direzione nazionale sicuramente è un elemento di gratificazione, non solo personale, ma come dicevi tu è anche secondo me il riconoscimento di una ritrovata centralità, diciamo, del partito di Castellammare in un ambito nazionale. Per troppo tempo abbiamo perduto questa centralità, questo ruolo che storicamente la sinistra ha avuto a livello nazionale, e quindi sono doppiamente contento. Nicola Corrado è anche autore di un libro, Non sceglierò Barabba, che è una sorta di riflessione introspettiva che però vuole aprirsi, no? Un po' alla città, alla politica in generale, non soltanto al tuo campo, ma un po' più largo come riflessione. Sì, assolutamente, io al di là di presunzioni di struttura che non ho, ho avvertito il bisogno di ragionare innanzitutto per un'esigenza personale sulla storia recente di Castellammare, su quelli che sono stati gli errori compiuti, gli scivolamenti, gli arretramenti, come dire, il percorso che ha portato Castellammare a quello che io definisco a vivere la sua caduta. E allo stesso tempo è il tentativo, non so se riuscito, di indicare alcuni itinerari attraverso i quali è possibile iniziare una narrazione del riscatto dopo la caduta di Castellammare di Stabia. Questo è il terreno di riflessione che riguarda la città, non solo la classe dirigente politica, imprenditoriale, ma i singoli cittadini e soprattutto i giovani. Noi dobbiamo tornare ad avere la forza di ragionare su quello che è stato per capire quello che può essere in futuro la nostra città. Ci sarebbero tantissimi temi da affrontare che proponi nel tuo testo, che parte da una sorta di, diciamo, di un po' quelle che sono state le cause di tanti problemi che oggi vive Castellammare, ma lancia anche un messaggio di speranza alla fine. Partiamo però un attimino dai problemi, quelli reali, quelli con cui ci confrontiamo tutti i giorni, e tu ne citi uno che rappresenta il problema dei problemi, ovvero la battaglia contro la camorra, contro la criminalità organizzata. Ricordiamo che siamo in comune Castellammare di Stabia, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, e da questo punto di vista lancia anche un allarme: attenzione che la camorra non è scomparsa e anzi continuerà, purtroppo, fin quando non ci sarà un intervento forte anche da parte dello Stato, ad essere in mezzo a noi, in mezzo ai cittadini stabiliti. Sì, il tema che tu affronti è il tema indicato immediatamente nel titolo del libro. Non sceglierò Barabba è esattamente quello che è accaduto in questi anni a Castellammare e che si è consumato come ultimo atto con lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ma è un processo più lungo, più antico, più articolato, più difficile da interpretare e da leggere, e ci parla di una città che nel corso degli anni ha scelto Barabba, citando proprio il, certo, come dire, il passaggio del Vangelo. Cioè, il tema è che la città ha indicato, ha scelto di liberare, diciamo, la cattiva politica, la politica ignorante, cialtrona, e in questo decadimento, in questo abbassamento del livello di qualità della classe dirigente scivola una rappresentazione sbagliata anche della classe imprenditoriale, dei cicli professionali. Cioè, c'è stato un declino in questa direzione, e su questo terreno il soggetto della camorra ha trovato un terreno fertile per crescere, per affermarsi, per radicarsi sempre di più.
Castellammare è stata sciolta per infiltrazioni camorristiche, lo dicevi bene, ma la camorra è ancora forte, è presente, occupa ancora pezzi del nostro territorio, interi quartieri, è presente, su questo non si va fino in fondo a svelare quelli che sono rapporti con ceti professionali. E giocherà il suo ruolo anche alle prossime elezioni? Assolutamente sì, perché la camorra è un soggetto politico. Nel momento in cui hai la capacità di governare, di orientare centinaia e migliaia di voti, tu quella funzione la eserciti. Il tema è alzare l'asticella della selezione della classe dirigente, e qui c'è tutta la responsabilità della politica e delle forze politiche in questi anni, trasversalmente. Io, a me non piace avere un atteggiamento partigiano o di, come dire, propagandistico. Questo tema è un tema che ha riguardato e il centrodestra e il centrosinistra. Noi dobbiamo tornare ad interpretare la politica come una cosa estremamente seria e rigorosa, e il tema è selezionare candidati, espressione di classe dirigente che siano all'altezza della sfida di Castellammare. Questo purtroppo non è avvenuto per troppi anni, e ci siamo trovati con consigli comunali fatti da analfabeti, da persone incapaci di interpretare una funzione, un esercizio di una funzione pubblica. E questo però, questo dato, è il dato che chiama in causa anche i cittadini di Castellammare, che troppe volte hanno scelto Barabba, hanno scelto di votare in migliaia persone che non erano in grado di svolgere nessuna funzione nell'interesse pubblico. Nel tuo libro non voglio spoilerare troppo, però dici anche al bando il finto civismo. Esattamente, la cartina di tornasole della sconfitta, della debolezza dei partiti e della politica, di converso è stato il proliferare, il crescere del fenomeno che io definisco del civismo falso e in molti casi criminogeno. Cioè, stiamo parlando di formazioni, di liste che di civico non hanno nulla, che non si sono mai contraddistinte per battaglie culturali, politiche nella città, ma che puntualmente, come i funghi, spuntano, crescono qualche mese prima delle elezioni amministrative, e che raccolgono in maniera indistinta personale tra virgolette politico sul criterio esclusivo della capacità di raccolta dei consensi. Allora noi la dobbiamo smettere, dobbiamo capire fino in fondo che 1000 voti non rappresentano di per sé un titolo per essere parte della classe dirigente. Io nel libro dico, ad un certo punto utilizzando un paragone, voi vi fareste mai curare da una persona che non ha una laurea in medicina e chirurgia e in annessa specializzazione, ma che può dire ho 1000 voti? Come se 1000 voti rappresentassero un titolo di studio, una formazione politica, una passione civica. Non è così, ma purtroppo è stato così per troppo tempo. Quello che sostieni, selezione della classe dirigente, quindi anche condivisione su una base programmatica di un diciamo, parte di una coalizione, no? Che deve presentarsi alla città come un'alternativa credibile a quelli che sono stato, quello che è stato un po' il marcio, no? Degli ultimi anni. È però un percorso lungo, siamo ormai alla scadenza elettorale, tra pochi mesi si tornerà a votare. È possibile riuscire in così poco tempo a mettere in piedi un progetto del genere? Io non so se è possibile, ma noi abbiamo il dovere di provarci, e di provarci fino in fondo. Io penso che il Partito Democratico in questi mesi ha svolto un lavoro importante, certo. Ha incontrato tantissime forze politiche, associazioni, movimenti, deve continuare su questa strada e deve avere la capacità di mettere al centro dell'aggregazione, del collante che deve tenere insieme una nuova coalizione, le scelte programmatiche chiare che devono essere fatte per Castellammare e una grandissima serietà nella selezione della classe dirigente. Io lo dico, lo dirò come un'ossessione. È importante la scelta del candidato sindaco, ma è molto più importante che ogni formazione politica, associazione, dia vita a delle liste di 24 persone che siano capaci, preparate, appassionate. E quindi il tema vero che chiama in causa tutti
e come alziamo il livello della rappresentanza politica in consiglio comunale. Non ci sarà nessun sindaco, per quanto esso sia bravo, in grado di svolgere una funzione amministrativa efficace, se il consiglio comunale sarà un luogo indecente ed indegno. Per scattare con te una fotografia della situazione attuale della città, perché è vero che ci sono tanti problemi, però ci sono anche dei punti di forza magari da cui ripartire. La città, nonostante le sue difficoltà, ha fatto registrare nell'ultimo anno il record assoluto di presenze turistiche e ha avuto un incremento addirittura del 400% di strutture ricettive extraalberghiere, quindi vuol dire che è una città comunque che ha un fermento dal punto di vista economico e una sua attrattività che è dovuta chiaramente alla posizione geografica. Sì, questo è il tema centrale, diciamo, del mio ragionamento e del libro, del libricino, diciamo, che ho provato a scrivere. Castellammare, al di là dei ritardi e dei limiti della politica, delle forze imprenditoriali, dei cittadini stessi, riesce a beneficiare, nonostante ciò, di una sua centralità fisica rispetto a dei colossi, diciamo, del sistema turistico internazionale. Noi siamo al centro, fisicamente al centro, tra Pompei, Sorrento, le isole del Golfo e alle spalle la costiera amalfitana. E quindi, come hai detto tu, già sulla base di ciò, di questa considerazione, che non è merito di nessuno, certo, se non del creatore che ci ha dato questa centralità fisica, questo essere baricentrici rispetto al più grande distretto turistico del mondo, di questo stiamo parlando. Noi adesso la sfida qual è? È quella di riempire di contenuti economici questa fisicità, questa centralità di Castellammare. Due cose, tra le tante che provo a disegnare in questa possibile traiettoria di un rinnovato futuro di Castellammare, ma due cose principali. La prima, proprio per assecondare e far esplodere ancora di più quelli che sono i flussi economici che si stanno riversando su Castellammare. Castellammare deve essere il punto di partenza delle nuove vie del mare verso Capri, verso Ischia, verso Sorrento, collegamenti con le isole, verso le isole, verso la città di Napoli, la penisola sorrentina. Noi siamo il naturale hub delle vie del mare e questa nuova identità economica, perché finora non abbiamo svolto questa funzione, farebbe esplodere ancora di più, moltiplicherebbe per mille quelle che sono le energie, certo, che si stanno riversando su Castellammare. Quindi questo è un punto strategico. Il porto antico di Castellammare deve essere il punto di partenza delle nuove vie del mare verso il Golfo e verso la penisola sorrentina. Dall'altro lato, io penso che la prossima amministrazione, il prossimo sindaco, nel primo giorno di governo, deve, come primo atto, chiedere la convocazione urgente di un tavolo con la Regione e con l'Università di Napoli sul tema del recupero, della salvaguardia e della valorizzazione delle 28 sorgenti di acque termali. Perché dico questo? Parlando di contenuti economici che devono riempire la nostra centralità fisica come territorio. Perché le 28 sorgenti termali sono il vero elemento di unicità che Castellammare ha nell'ambito di un mercato potenziale turistico. E dico questo perché è vero, sono fallite le terme come azienda, ma se noi perdiamo le 28 sorgenti, fallirà definitivamente la prospettiva di avere una nuova vocazione termale che noi possiamo ancora esercitare. Il punto è salvaguardare ciò che ci rende unici e realizzare nelle antiche terme, che sono di proprietà del comune di Castellammare, il più grande parco idropinico dell'antichità, messo a disposizione attraverso il recupero e la riapertura della stazione della circonvesivana delle terme, del flusso turistico che da Pompei, certo, va verso la penisola sorrentina. Per realizzare ovviamente quella che è un'idea nuova di città, o quantomeno diciamo un recupero di quello che è la tradizione storica della città di Castellammare, servono però due cose: il rapporto con gli enti sovracomunali
e anche il rapporto con gli imprenditori. Partiamo da quest'ultimo dato. Il rapporto con gli imprenditori, anche questo è un tema che affronti nel libro. La politica deve aprirsi a un confronto, a un dialogo con le forze economiche della città. Assolutamente sì, e deve lanciare una sfida in positivo, diciamo, agli imprenditori di Castellammare. Il tema della trasformazione di Castellammare, della conquista di una sua nuova identità, è un tema che coinvolge a pieno titolo, diciamo, le forze imprenditoriali di Castellammare. Il tema è superare il doppio limite che in questi anni si è registrato a Castellammare. Da un lato, la politica portatrice di un pensiero debole, di un'assenza di una visione, di un progetto compiuto, di un, come dire, di un'analisi e di una proiezione di Castellammare considerata nella sua interezza, e dall'altro imprenditori frastagliati, parcellizzati, divisi tra di loro, portatori ognuno di loro di un piccolo pezzo di progettualità, di una singola idea, che hanno rinunciato a porre, diciamo, al servizio di una discussione nella città, e molte volte si sono accontentati di inseguire il politico forte di turno per raccomandare, questuare, diciamo, una sorta di appoggio. Questo schema non funziona più, e questo schema ha portato ad accumulare ritardi su ritardi, anni dopo anni. Il tema vero è che con pari dignità, senza, come dire, desideri di prevaricazione, la classe dirigente, che parte dalla politica, ma che coinvolge i ceti professionali, certo, il mondo dei lavoratori, dei sindacati, insieme alle forze imprenditoriali più avanzate, crei il tema della discussione della nuova Castellammare. E su questo si apre un ragionamento senza sconti, senza finzioni, per conquistare il grande assente, in questo momento, che è la città, che sono i cittadini. Perché il tema vero, che poi è l'inizio del mio ragionamento, è che il principale problema, il principale nemico che noi abbiamo è che molto probabilmente, anche dopo questi 2 anni di commissariamento, la città non ci crede più, è rassegnata all'esistente, e questo sentimento di rassegnazione diventa ancora più forte e più denso nelle coscienze dei giovani. Questo sentimento va contrastato e va sovvertito, ma per farlo c'è bisogno di una potente narrazione del discatto, del riscatto, e di una credibilità di chi mette in campo questa narrazione. Ti faccio l'ultima domanda, che riguarda poi i rapporti con gli enti sovracomunali, perché noi stiamo parlando di futuro, ma c'è un presente che corre e che determinerà anche quella che sarà in parte la città del futuro. Tra pochi giorni ci sarà la conferenza dei servizi per il nuovo ospedale sulla collina del Solaro, e ci sarà la conferenza dei servizi per il sottopasso del rione San Marco. Anche questo della mobilità è un tema che affronti nel libro. Qual è la posizione che deve avere una forza progressista nei confronti di questi due progetti? Anche perché poi avremo una struttura come il San Leonardo, che attualmente ospita l'ospedale, che potrebbe essere utilizzata in mille modi, potrebbe rappresentare anche un punto di forza di una progettualità futura per la città, così come evidentemente il tema del sottopasso delle stazioni che sono chiuse, che hai affrontato anche nel libro. Sì, proviamo a seguire lo schema che mi hai dato, quindi a schematizzare un attimo. Sul primo punto mi viene da citare Giambattista Vico: paion traversie invece sono opportunità. Noi abbiamo assistito, nel libro c'è il tentativo di spiegare anche un po' questa storia, questa vicenda, al fallimento della società Nuove Terme, quindi al patrimonio immobiliare delle Terme del Solaro. Da quella sconfitta, da quel cedimento, noi possiamo ripartire immaginando un nuovo polo ospedaliere che sia più performante, che sia appunto di centralità e di cernire anche qua di un territorio più vasto, a patto che non perdiamo di vista, lo ripeto con forza, il nostro possibile recupero di una vocazione termale. C'è il parco delle Nuove Terme, ci sono le vecchie terme, diciamo, a Piazzale
Amendola. Quindi io penso che possiamo immaginare da un lato con forza, diciamo, un nuovo polo ospedaliere, dall'altro cantierare un nuovo progetto di termalismo che Castellammare può svolgere. Anche connesso. Assolutamente sì. Dall'altro lato c'è l'altro tema che riguarda lo sviluppo di Castellammare e l'altro contenuto economico che bisogna recuperare per dare forza a quella fisicità che Castellammare ha, ecco, abbiamo fatto riferimento prima, e cioè il sistema di una mobilità che permette non solo di collegare meglio Castellammare, ma di collegare Castellammare al distretto turistico che ruota intorno ad essa. Io nel libro dico: il tema non è rendere più veloce il passaggio da Castellammare verso Sorrento, è un falso tema, ed è un tema che non riguarda lo sviluppo di Castellammare. Il problema invece è allargare le stazioni di Castellammare, aprendo quelle che sono state chiuse. Noi dobbiamo riaprire, e deve essere una battaglia di città, la stazione delle antiche terme, la stazione di Pozzano, la stazione dello Scraio. Dobbiamo potenziare Ponte Persica, dobbiamo potenziare l'Annunziatella, perché questo attraversamento di Castellammare attraverso la Circumvesuviana può essere vissuto come un allargamento dei flussi turistici in quartieri interi di Castellammare, così come la tratta ferroviaria delle Ferrovie dello Stato. Io sostengo che Castellammare da troppo tempo è deragliata rispetto ai binari della storia. Forse l'emblema di questa affermazione è il fatto che noi abbiamo sostanzialmente la dismissione o l'irrilevanza della tratta più antica, certo, d'Europa, da Torre Annunziata fino a Castellammare. Non sono il primo a dirlo, il tema è dirlo inserendolo in un quadro di contesto, ma noi dobbiamo anche su questo terreno riaprire, dare una nuova funzione, una nuova forza alla stazione della Ferrovia dello Stato di Castellammare, arretrando la stessa verso Marina di Stabia, e da Marina di Stabia immaginare due tram leggeri, uno che ci collega utilizzando i binari che già esistono in Villa Comunale e che passano davanti al porto, con la nuova stazione croceristica delle vie del mare del centro antico, del porto, certo, antico di Castellammare, e l'altro che in maniera perpendicolare attraversa Castellammare verso Gragnano, e immaginare all'altezza di Moscarella e dell'Aranciata Faito una nuova stazione della Ferrovia dello Stato che, come dire, rompe una sorta di confinamento, anche qui fisico, di alcune periferie, di alcuni pezzi del territorio rispetto al centro della città. E può diventare anche un'occasione per chi vuole investire magari nel settore ricettivo, vuole aprire un'attività, perché il collegamento, diciamo, con la mobilità, lo sviluppo della mobilità può offrire queste opportunità. Abbiamo visto anche, prima accennavamo ai B&B, addirittura al San Marco, che è una zona, diciamo, non propriamente sul mare, sono nate delle attività che oggi lavorano bene. È così, e i dati dell'economia ce lo dicono e hanno anticipato tutti i processi. Si tratta solamente di farli esplodere ancora di più. Attraverso 7 stazioni della Circumvesuviana, attraverso 3 nuove linee di tram leggero che partono da Marina di Stabia, col vecchio tracciato della Ferrovia dello Stato, Castellammare a tutti gli effetti diventa il centro, diciamo, di Sorrento e di Pompei. Sei collegato fisicamente a questi grandi attrattori turistici. Ringraziamo l'avvocato Nicola Corrado per essere venuto qui in redazione a trovarci. Grazie a voi e grazie a Metropolis per la possibilità che mi ha dato di ragionare insieme a voi. L'informazione di Metropolis torna con i prossimi appuntamenti del GR Radio. Arrivederci.